Vincenzo Nibali alla festa un po' dello sport baresino, che effetto ti fa un siciliano vicino a due candidati di Varese e Busto? Ma sì, ciclismo, sport, politica vanno sempre un po' d'accordo, perché comunque è un tirarsi un po' di volate e quindi la politica in questo senso può far molto bene per lo sport, sistemare le strutture o migliorarle, crearne di nuove, ma non soltanto per lo sport ma anche per l'uso quotidiano, come le piste ciclabili, che oggi si vedono molte più persone utilizzare le bici elettriche anche per raggiungere il posto di lavoro. E quindi le persone che raggiungono il posto di lavoro andando in bici vuol dire che sono in salute e stanno bene, ecco, quindi meno costi anche per la sanità. Hai vinto due Giri d'Italia, hai vinto un Tour de France, qual è stata la gara che ti è rimasta più nel cuore? Ma sono veramente tante le gare importanti che sono rimaste anche nel cuore. Io credo che il Giro d'Italia, il primo grande giro in Italia, la gara che ho sempre visto da ragazzino, mi ha regalato quasi un sogno. Il Tour invece è stata quella di la vetta più alta, quella di aver raggiunto l'apice, ecco. Qual era il corridore che soffrivi di più, che lo temevi in particolar modo in quel momento della tua carriera? Io credo che il corridore che mi ha fatto un po' più impazzire di tutti sicuramente è stato Alberto Contadore, e anche sicuramente Chris Froome, non da tralasciare. Vincere il Tour de France penso che per un corridore sia come vincere un po' un mondiale del calcio. Sì, esattamente, il Tour è una gara molto importante, ma penso che ci sono anche tante altre gare molto importanti di grande rilievo, e io avendo vinto anche la Milano-Sanremo posso dire di aver toccato quasi lo stesso apice, però in un singolo giorno, non durante 21 giorni come il Tour. A Varese, se non sbaglio, una volta hai vinto? E nell'ultima volta ci hai provato, ma non ti è andata bene. Sì, una volta ho vinto, una volta sono arrivato terzo, e poi l'ultima volta ci ho riprovato, sì, esattamente, quindi un grande pubblico, grande gioia, tanti tifosi, è stato sempre molto bello essere stato ricevuto con grande piacere così dal pubblico varesino. Quando si capisce che è il momento di dire basta, e quanto si soffre a dire, anche se magari in bicicletta ci vai ancora, magari per allenarti, però dire basta con le corse? Ma è una considerazione, se così si può dire, che arriva gradualmente, arriva piano piano, ed è giusto così, perché c'è anche il cambio di generazione. Non è stato un trauma per me, continuo a pedalare con grande piacere, perché sono un amante delle due ruote, e la bici ha sempre fatto parte di me, e quindi anche solo per il semplice star bene è molto piacevole pedalare, ecco. Cosa fai da grande, visto che sono tanto giovane? Sei ancora tanto giovane, confronto a me. Per ora in questo momento sto seguendo un team, così si può dire da grande cosa farò, e vediamo. Intanto sono impegnato per i prossimi anni con questa nuova avventura, e andiamo avanti così con il team Q36.5.